Buongiorno, oggi leggerò una favola di Gianni Rodari, tratta dalle favole al telefono. Le favole al telefono sono una raccolta di fiabe in cui il protagonista è Ragionier Bianchi, un commerciante, un rappresentante di commercio, spesso in giro per l'Italia, il quale ogni sera raccontava una storia alla figlioletta per farla addormentare. Per questo motivo le favole sono molto molto corte. La favola di oggi si intitola Briff Bruff Braff. Iniziamo. Due bambini, nella pace del cortile, giocavano a inventare una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri. Briff braff, disse il primo. Braff braff, rispose il secondo, e scoppiarono a ridere. Su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon signore a leggere il giornale e affacciata alla finestra di rimpetto c'era una vecchia signora, né buona né cattiva. «Come sono sciocchi quei bambini!» disse la signora. Ma il buon signore non era d'accordo. «Io non trovo. Non mi dirà che ha capito tutto quello che hanno detto. E invece ho capito tutto. Il primo ha detto «Che bella giornata!» Il secondo ha risposto «Domani sarà ancora più bello!» La signora arricciò il naso, ma stette zitta, perché i bambini avevano ricominciato a parlare nella loro lingua. «Maraschi, barabaschi, pipirimoschi!» disse il primo. «Bruff!» rispose il secondo. E giù di nuovo a ridere tutti e due. «Non mi dirà che ha capito anche adesso!» esclamò indignata la vecchia signora. «E invece ho capito tutto!» rispose sorridendo il vecchio signore. Il primo ha detto «Come siamo contenti di essere al mondo!» E il secondo ha risposto «Il mondo è bellissimo!» Ma poi, è bello davvero? Insisté la vecchia signora. Briff, bruff, braff, rispose il vecchio signore.